taglio di 330.000 euro in un anno alle spese del comparto rifiuti per il comune di Sala Consilina, che si traduce in risparmio per le tasche dei cittadini attraverso le bollette della Tari. È quanto emerso nel corso del Consiglio Comunale svoltosi ieri e che ha approvato le tariffe Tari per l'anno 2016. Le riduzioni, secondo quanto riferito dall'assessore al ramo Vincenzo Garofalo, riguardano sia le utenze domestiche che, in misura maggiore, quelle private. In media per una famiglia di un componente con una superficie media di 106 metri quadrati si passa da 180 euro nel 2015 a 168 euro per il 2016. Una famiglia di due componenti e 118 metri quadrati passa da 265 a 248 euro ed una di tre componenti e 122 metri quadrati passa da 313 a 294 euro. Un nucleo familiare di 4 persone con casa da 122 metri quadrati passa da 371 a 347 euro. Risparmi anche per le utenze non domestiche, autorimesse in magazzini passano da 1,17 a 0,98 euro al metro quadrato, gli uffici da 3,38 a 2,84 euro al metro quadrato, i negozi da 3,25 a 2,73 euro al metro quadrato ed infine le attività artigianali da 2,61 a 2,19. Soddisfatto del nuovo corso, l'assessore all'ambiente del comune di Sala Consilina, Vincenzo Garofalo. Abbiamo risparmiato rispetto all'esercizio dell'anno scorso 326.000 euro. Questi 326.000 euro, che sono frutto di una politica di razionalizzazione e di miglioramento del servizio teso a incrementare la raccolta differenziata in tutte le sue forme, ha dato i primi risultati che si vedranno sulle tariffe dei cittadini, per cui siamo soddisfatti di questo risultato, frutto di razionalizzazione, ma soprattutto è frutto dei sacrifici dei cittadini, i quali cittadini hanno compreso la bontà delle iniziative messe in atto dall'amministrazione e stanno rispondendo in maniera molto soddisfacente al nuovo metodo di raccolta differenziata. Per cui io faccio appello ai cittadini affinché continuino in questa opera di separare quanto più possibile, nel modo che abbiamo stabilito, il rifiuto, in modo tale che sicuramente il risultato che abbiamo ottenuto quest'anno lo possiamo confermare e migliorare anche l'anno prossimo e per gli anni futuri, e avere quindi dei risparmi per quanto riguarda le tariffe della Tari.